Buongiorno web amici, benvenuti a un altro video del Credendario. Oggi siamo sempre con la Super Soco TS. Volevo farvi vedere questa modifica qua della targa. Cosa consiste? Consiste a togliere questo pezzo che a me personalmente non piace, quindi togliendo questo pezzo qua, ovviamente non ci saranno più le frecce, la luce targa e anche la targa. Ho acquistato questo kit che vi metterò il link in descrizione. Se non avete visto il video dove ci sono tutti quanti i pezzi, andatelo a vedere, vi metto sempre il link, dove c'è la possibilità di mettere, come potete vedere, questo pezzo qua, che va in alto così, questi buchi qua, questo pezzo qua dove la targa la metteremo qua. Questo andrà agganciato così, in questo modo. Ci sono due tipi di staffa, questa è la staffa B, che praticamente va messa dove ci sono queste due asole filettate, ok? Come potete vedere, diciamo che queste asole filettate di solito c'è la TC, ma probabilmente una di queste TS sono una delle ultime, hanno messo il forcellone penso uguale sia per una che per l'altra. Alcune TS, questi buchi non le hanno, hanno solo il forcellone dritto e quindi ci va la staffa A, che praticamente bisogna svitare 1 e 2, e invece che così ha come questo la staffa dritta così che va inserita. Quindi quando l'acquistate fate attenzione, quindi mettete o A o B, guardate bene nel sito, ok? Quindi vi danno, nel kit c'è questo pezzo qui, ovviamente i due pezzi che vanno uno da una parte o dall'altra, le varie viti da avvitare qua e questo, diciamo, pezzettino così da avvitare alla targa, ok? Sempre per fare questa modifica io ho comprato anche questo, che anche questo vi lascio il link, che praticamente è avvitato qua sotto, che adesso poi vedremo, smontando la sella ci saranno delle viti che tengono tutto questo telaio, questa struttura, andrà montato questo, andrà avvitato così, come potete vedere è in metallo, dove andranno avvitate le frecce, quindi è una staffa fatta apposta e rimarranno solo qua sotto le frecce, tutto questo sparirà, ok? Quindi procedo all'opera e vi faccio vedere. Nel frattempo montiamo queste staffe qua e poi smontiamo questa. Le viti sono queste qua, che hanno questo piccolo, potete vedere, pezzettino, vanno messe all'interno così. C'è scritto Super Soco e i buchi sopra sono qua della targa, non vi potete sbagliare, così è il pezzo dritto, ok? Anche questo non vi potete sbagliare perché va messo in questo modo, perché se fosse al contrario ovviamente va in giù, quindi va messo per così, ok? Quindi adesso inizio a avvitare queste due staffe. Ho montato le due staffe, il portatarga lo mettiamo in questo modo, quindi rimane così, questo in su, ok? E la vite è sempre bullone, scusatemi, sempre questo. Il dado è saldato nella staffa. Uno. E due. Ho montato il portatarga, come vi ho fatto vedere. Siamo pronti per mettere le quattro viti, due di qua e due dall'altra parte. Quindi mettiamo cavalcavoli ed ecco qui. Tutto hanno una piccola asola che potete metterla un po' più alto o un po' più basso. Viti montate, io ne ho messa una, come potete vedere, che era croce e una ancora brugola, sia di qua che di là, per averla un pochino diversa, più originale, come vedete è molto molto stabile, quindi non si muove, molto bello. Adesso stacchiamo la targa e la attacchiamo qua e poi vediamo come togliere questo. Per togliere la targa, in questo caso almeno nel mio, ci sono questi bulloni. Ok.
praticamente va messo in questo modo qua. Infatti, come potete vedere, questo qua c'è l'appoggio per qua, va così. Quindi adesso metterò due dadi dietro e il gioco è fatto. Primo step è andato. Staffa montata, targa anche spostata. Come vedete, per fare questo lavoro qua, quindi non mi piace tanto perché vibra, e quindi smonto la targa un attimo. E siccome qua dietro c'è questo pezzo, gli mettiamo una vite qua così, in modo che questo sta fermo. Ok, perfetto. Adesso è fissa e mi piace molto di più. Rimettiamo la targa. Benissimo, adesso dobbiamo smontare questo pezzo qua. Per smontare questo pezzo qua dobbiamo aprire la sella, quindi bisogna munirsi ovviamente delle chiavi. Abbiamo due viti che sono qua, che in teoria dovrebbero tenere questa struttura. Proviamo a svitare e vediamo se effettivamente viene via questo blocco. Abbiamo ancora uno qua. E abbiamo delle viti qua sotto a croce. Ora basterà sfilare e verrà via tutto il blocco. Adesso qua ci sono un po' di fili perché ovviamente ci sono sia le frecce che la luce posteriore. Quindi tagliamo la fascetta e scolleghiamo gli spinotti. Uno e le due frecce che vediamo qua, che una e due e una e due. Voilà.
come potete vedere, adesso è molto molto meglio. A me personalmente devo dire mi piace molto di più in questo modo qua. Bene, adesso prima di completare il resto dove ci va il pezzo che vi dicevo, questo qua andrà avvitato qua, vedete, proprio fatto apposta così vanno le frecce. Dobbiamo richiudere tutto qua. Per richiudere tutto lì, allora, intanto dobbiamo ovviamente recuperare le frecce, quindi tagliamo le fascette, ok, e svitiamo le frecce che poi andranno appunto abitate qua. Faccio adesso svito un attimo le frecce. Una. E due. Rimane ovviamente la luce posteriore, che in questo caso, almeno io, ho intenzione di non metterla più. Perché non mi interessa. Ma chi la volesse mettere, basterà che prolunga i fili, va su e la può agganciare con questa struttura, smonta questo e riattacca questo qua, ok? Questo blocco qua. Io ho deciso di non metterla, tanto qua meno male quando si accende questo un po' di luce lo fa, quindi non è che mi interessa granché. Se poi mi faranno storie e mi fermeranno, vedrò il futuro, però io non la voglio mettere. Ma se volete mettere, svitate questi due viti, togliete questa staffa, mettete tutta la struttura qua, il filo lo fate correre o da qua o di qua, salendo su lungo il telaio, e lo andiamo ad agganciare allo spinotto qua, che adesso nel mio caso rimarrà vuoto. Ok, allora adesso svito questo perché mi interessa ancora questa plastica, che dovrò sacrificarla, quindi togliamo queste viti qua. E queste due viti qua. Ora togliamo questo telaio che è, come detto, è venuto via. Bene, tiriamo un po' sui fili. Adesso bisogna fare questo lavoro. Dobbiamo di nuovo rincastrare questo. Si poteva fare anche prima, sinceramente. Quindi, come vi è più comodi a voi. E dobbiamo fare un taglio come qua a 45 gradi da una parte e dall'altra, in modo che rimane chiuso sotto. Adesso prendo un pennarello e segno. Quello va bene, anche un cacciavite, quello che vi fa
sul cono, quello che ve lo segno. Bene, adesso prendiamo la moletta, quindi togliamo di nuovo quel pezzo. Vedete? Vedete che c'è il segno. Prendo la moletta e lo tagliamo. Ok, adesso diamo una bella limatina a questa plastica, così la mettiamo un po' in quadro, carta vetro o lima. Adesso richiudiamo il tutto, ma mentre mettiamo questo, ovviamente mettiamo la nostra staffa, che è questa qua, ovviamente con questa parte in avanti, così. Perciò prima di stringerla ci assicuriamo che anche tutte le altre viti siano ok. A questo punto possiamo stringere. Perfetto.
benissimo. Adesso mettiamo le frecce. Cominciamo con una. Ovviamente prima di fissare tutto la testiamo se è funzionante. Okay. Ora montiamo l'altra freccia, quindi passiamo i fili. Dado. Chiave da 14, facciamo che stringerla. Voilà. Ok, riproviamo anche su quella. Ed eccolo qua. Uno. E due. Benissimo. Noi mettiamo l'ultimo bullone che va qua. Ovviamente non c'è più la staffa di metallo dove aveva il filetto, quindi cerchiamo un bullone per questo e lo avvitiamo qua e diciamo che è tutto fatto. Quindi adesso mi metto la sella, ovviamente fascettiamo i fili per bene, adesso poi lo farò. Ok, montiamo la sella così vi faccio vedere. Ed ecco qua. Ovviamente anche questi vanno poi fascettati. Voilà. Ed ecco come rimane. Ok? Bella, eh? Al prossimo video da Credendario. Ciao ciao, ci vediamo con altri pezzi della Super Soco.